Chiudere un seminario, ecco, come il nostro è arduo e pensavo così di proporvi qualcosa di molto semplice, dopo aver ascoltato tematiche anche molto complesse, non direi difficili, complesse. Vorrei proprio andare in qualche modo svuotarci. Non voglio impegnare la mente vostra, non voglio impegnare. E vi proporrei questo momento che abbiamo insieme come una forma di meditazione. L'abbiamo fatta camminata, l'abbiamo fatta seduta, l'abbiamo fatta in altri modi. Io credo che possiamo permetterci il lusso di chiudere un convegno come questo, godendo della presenza in qualche modo. In qualche modo, in linea di principio, così idealmente mi ricollego al mio primo intervento, così chiudiamo in qualche modo il cerchio e lancio anche una musica di sottofondo, così e ci serviremo di testi non miei, leggerò dei testi di autori per me importanti. Sono i famosi giganti, no? Di cui abbiamo parlato molto. Chiedo a questi di dirci qualcosa. E inizierei facendovi contemplare questa immagine che vedete. È un'onda. L'onda. Abbiamo parlato parecchio di onda, in questi giorni. Contemplatevela un attimo. Villegis Jäger, grande mistico contemporaneo, morto da poco, 2 anni, era un monaco benedettino, purtroppo radiato da sotto le purghe di Ratzinger. Scrive un testo da cui ho tratto questi passaggi. Se immaginiamo la realtà prima è il vero sé, il sé autentico, quello che siamo prima di cominciare ad essere, quello che siamo prima di cominciare a diventare, ecco, se immaginiamo tutto questo come un oceano infinito, siamo come le onde di questo mare. Se l'onda fa esperienza del mare dicendo io sono il mare, continuano ad esserci due realtà, l'onda e il mare, separati. Nell'esperienza mistica però si supera anche questa dualità. L'io dell'onda si dissolve. E al suo posto è il mare che fa esperienza di sé come onda. Un'esperienza nell'unità è come unità di entrambi. Se uno, questo uno si manifesta in onde. Che siamo noi, sono gli animali, le galassie, le foreste, l'immensamente piccolo, l'immensamente grande, tutto è manifestazione di questo uno. Il mistico non compie questo passo, cioè percepirsi uno con l'uno, cioè parte del tutto, è piuttosto qualcosa che gli accade. L'esperienza mistica accade. Egli non guarda più alla realtà come a qualcosa che gli si contrappone, per così dire, dal di fuori, ma fa esperienza della realtà dall'interno. Fa esperienza del fatto che tutto è onda e oceano al tempo stesso. È vero che sono due, onda e oceano, ma in realtà è uno.
e l'oceano che si manifesta, ma la sostanza dell'onda e l'oceano, è l'uno. Ecco il nostro vero sé, il sé autentico, è l'uno, il divino, il campo. Noi ne siamo una manifestazione, ma siamo della stessa matrice. Tutto è forma espressivo di un'unica realtà. E dal momento che tutto è forma espressiva della stessa realtà, esiste anche un'unione assoluta col tutto. Tutto è forma espressiva di un'unica realtà, tutto, tutto. Un sasso, un fiore, gli animali, le persone. E la forma con cui l'uno si manifesta. Il mare è tutte le onde, e tutte le onde sono un'unità. Tutto è cosmo e tutto nel cosmo è manifestazione dello stesso essere cosmico. Però il mistico fa esperienza di ciò proprio in quanto scompaiono tutte le distinzioni tra lui e le manifestazioni dell'essere. La mistica non si trova al di là di Dio e del mondo. La mistica è Dio e mondo, un tutt'uno indivisibile. Il mistico fa questa esperienza. O se vogliamo, conosce tutto ciò, ma conosce non in senso intellettivo. Conosce, ne fa esperienza. Un'altra immagine, sono immagini ovviamente, sono metafore, sono modalità per esprimere. Abbiamo detto che i mistici quando fanno questa esperienza usano a volte la poesia perché devono dire l'indicibile. Noi ci serviamo di immagini, l'onda, l'oceano, il ghiaccio e l'acqua. Capite? Il ghiaccio e l'acqua. Questo sono blocchi di ghiaccio, una piramide di ghiaccio, ad esempio. Cos'è il ghiaccio? Il ghiaccio è l'acqua, che in determinate condizioni spazio-temporali diventa ghiaccio, no? Ma è acqua. La sua sostanza, la sua matrice, è l'uno che si manifesta, è l'uno che si manifesta, fuori di metafora, ancora una volta, l'uno si manifesta come forma, nello spazio e nel tempo. Il mistico, cioè ciascuno di noi, quando facciamo questa esperienza e ci risvegliamo dall'inganno, di pensare di essere solo ghiaccio, solo onda. Quando ci risveglieremo da questo inganno, dall'illusione, dal sogno, allora ci percepiamo come l'acqua che si sta manifestando come ghiaccio. E di cosa avrà paura questo ghiaccio? Di essere scalfito? Se cambiano le condizioni in quel lago, questo è un lago, se cambiano le condizioni atmosferiche, il ghiaccio non c'è più. Se si abbassa la temperatura, il ghiaccio diventa che cosa? Acqua. Ma lo è sempre stato acqua. Capite? Ma di cosa possiamo avere paura? Di cosa possiamo avere paura?
Il peggio che ci potrà capitare è di essere quello che siamo sempre stati. Ecco perché è importante risvegliarci alla nostra natura autentica, al nostro fondo dell'essere. Il fondo, la sostanza ultima, la nostra natura autentica, il vero sé. Scopo della vita è arrivare lì. Lo scopo della vita è scoprire, ma neanche scoprire, percepire, intuire, sperimentare la nostra natura autentica. Quella piramide di ghiaccio si potrà spaccare per mille motivi, ma non le succederà nulla. Perderà la forma, è vero, ma, non, ma continuerà ad essere. Continuerà ad essere. Willis Jäger cerca di mettere sulle pagine queste sue esperienze e arriva a dire una cosa molto bella anche riguardo all'evoluzione. E dice: quello che chiamiamo Dio è l'evoluzione. Dio è l'evoluzione. In ogni momento il mondo rinasce di nuovo, dice la mistica. In ogni istante il mondo rinasce di nuovo. Tale permanente neocreazione non avviene attraverso la mano di un creatore esterno all'evoluzione, ma dal suo interno, seguendo il proprio impulso innato. L'abbiamo già detto tante volte in questi giorni. Dio non fa le cose, no? Ma fa in modo che le cose si facciano. E così Dio non è l'iniziatore esterno del processo evolutivo, ma l'evoluzione stessa, la creazione in evoluzione e il Dio emergente. Templiamo questo albero. Jäger nell'Onda il mare, uno dei suoi testi, purtroppo non più in commercio, si ferma anche sulla realtà della sofferenza, del dolore, e dice questo. La sofferenza, la paura, il dolore sono fenomeni che si verificano solo finché esiste un io che li vive come tali, un ego. Un ego. Infatti chiamiamo male ciò che pare danneggiare il nostro ego. Se, come descritto in alcune esperienze, l'io perde d'importanza, anche il male acquista un valore diverso. Posso esprimerlo con un'immagine. Finché un ramo vede se stesso solo come ramo, avrà paura di seccare e cadere al suolo. Sarà questo che in un certo senso considera un male. Se però il ramo riconosce la sua identità, riconosce il suo sé autentico, il suo fondo, il suo essere uno con l'uno, non più nell'essere ramo, ma nell'essere albero, la sua paura di cadere si risolverà dal momento che l'albero e la vita dell'albero sono la sua vera vita, ciò che è veramente continua a vivere. Capite cosa continua a vivere, ciò che è veramente, ma il nostro ego, il nostro corpo, le nostre idee, pensieri, immagini, passioni, tutta sta roba qui, non è il sé autentico, è la manifestazione. Capite quanto è importante avere momenti in cui prendiamo consapevolezza del nostro sé autentico? Stare lì, stare e uscire dall'inganno di essere soltanto ramo. Dobbiamo risvegliarci dall'inganno
di essere ramo. E certo che la paura ci viene, perché possiamo essere spezzati, possiamo cadere a terra, possiamo essere tagliati, ma non ci succede nulla, perché noi siamo l'albero, siamo lui. Esiste per il mistico una sorta di nuova dimensione, quella del non sapere, del vuoto, che sta al di là dell'attività dell'io. Chi si muove su questi livelli profondi, più ampi della coscienza, riceve risposte del tutto nuove e sviluppa una nuova comprensione della vita. Muoversi su livelli più profondi significa esperire ciò che siamo realmente, atemporali, tutt'uno col fondo originario dell'essere. Solo allora potremo rispondere alle domande sulla vita e alla morte. Questo è tratto da L'Eterna Saggezza, pubblicato da Gabrielli, tra l'altro. Guardate, questa frase di Jäger è potentissima, è potentissima. Esiste per il mistico, per ciascuno di noi, a patto che desideriamo risvegliarci e abitare nelle profondità. Ecco, ci muoveremo a quel punto in livelli profondi. Navigheremo in questo essere autentico e lì riceveremo risposte nuove. Riceveremo risposte nuove, ma neanche perché abbiamo fatto la domanda, capite? Perché siamo in un'altra dimensione. Abbiamo fatto cadere le domande, abbiamo fatto cadere le domande mosse dall'ego. C'è bisogno del vuoto, c'è bisogno dello spazio, della non presunzione, del non desiderio. C'è bisogno del non. Non sapere, non volere, no? Questo non di Meister Eckhart. Muoversi su questi livelli profondi significa esperire ciò che siamo realmente, atemporali, tutt'uno col fondo originario dell'essere. Solo allora potremo rispondere alle domande sulla vita e sulla morte. Se ci muoviamo nella dimensione dell'ego, riceveremo piccole risposte alle nostre domande. Sono risposte mosse ancora dall'ego, dall'io, dal mio. Noi siamo infinitamente di più di quello che siamo diventati. Un altro autore che volevo farvi passare, sempre in questo clima di meditazione, non sono qui a... Vorrei che decantassimo tutto quello che ho... È un autore tedesco, spero che l'abbiate incontrato nella vostra vita, sul banchetto c'è un libro suo, si chiama Eckhart Tolle, tedesco, poi adesso abita in Canada. È un personaggio, uno degli autori spirituali più letti al mondo, non identificabile con nessuna tradizione, ha superato le tradizioni spirituali. Eckhart Tolle ha avuto un'esperienza mistica. Era stato in un momento molto difficile. Vi leggo la sua testimonianza. In una notte del 1977, avevo 29 anni, dopo un lungo periodo di depressione, ero vicino al suicidio. Mi svegliai in preda a un attacco di ansia, a una pena quasi insopportabile. Non potevo più vivere con me stesso.
E in questo sorse una domanda: chi è questo io che non può vivere con sé? Interessante. Chi è questo io che non può vivere con sé? Cos'è il sé? Mi sentii attirato dentro il vuoto. Non sapevo allora che ciò che stava accadendo era che la mente, con la sua pesantezza, i suoi problemi, che vive tra un passato insoddisfatto e un futuro pieno di paure, era finalmente crollata. Si era dissolta. Il giorno dopo mi svegliai e regnava una grande pace. C'era pace, perché non c'era un io. C'era pace perché non c'era un io, l'ego, l'illusione. Solo un senso di presenza o di essere, solo un osservare e guardare. Dopo mi sentii in pace in qualsiasi situazione. E vi riporto qui alcuni passaggi da un libro che si intitola Tutt'uno con la vita, che in realtà è un'antologia di brani di un suo libro precedente, Un nuovo mondo. Sono passaggi molto belli. Sotto l'apparenza superficiale, non solo ogni cosa è collegata con ogni altra. Sotto l'apparenza superficiale significa sotto l'ego, sotto la carta d'identità, il mio, l'io, il corpo, l'intelligenza, tutta questa roba qui. Lì sotto ogni cosa è collegata con ogni altra, ma anche con quella fonte di tutta la vita da cui proviene. Persino una pietra e in maniera più evidente un fiore, un uccello, vi possono mostrare la via che riconduce a Dio, alla fonte, a voi stessi. Quando guardate una cosa o la prendete e la lasciate essere senza imporle un nome o un'etichetta mentale, nasce in voi un senso di riverenza, di meraviglia. La sua essenza vi viene comunicata in silenzio e rispecchia la vostra stessa essenza. Capite lo sguardo mistico? Lo sguardo mistico è lo sguardo non dato dagli occhi biologici, ma da quello che l'Oriente chiama il terzo occhio, l'Occidente, l'occhio del cuore. Quando Saint-Exupéry dice che il vero sé, il sé autentico, è invisibile agli occhi del biologici. Ma se noi riusciamo a guardare le cose, ogni cosa, ogni ente, nella sua profondità, riconosciamo che l'essenza è la mia stessa essenza ed è l'essenza di ogni cosa, perché tutto è uno, siamo tutti collegati, partecipiamo come manifestazioni del medesimo campo. Perché allora l'ego interpreta dei ruoli? Perché l'ignoranza? Capite? L'unico grande peccato è l'ignoranza. Dovremmo dircelo di più questo. Non è l'offesa fatta a un Dio. O se vogliamo, è vero, è un'offesa fatta al nostro io profondo, capite? Perché l'ego interpreta dei ruoli? Per una indiscussa assunzione, un errore fondamentale, un pensiero inconscio. Quel pensiero di cui siamo malati è: io non sono abbastanza, io non sono abbastanza. Seguono altri pensieri inconsci, ho bisogno di interpretare un ruolo per poter avere quello di cui ho bisogno per essere pienamente me stesso. Ho bisogno di avere di più così posso essere di più. Capite l'inganno? L'inganno. Noi siamo già, ma ci siamo dimenticati e andiamo a
cercare nella spazzatura quel qualcosa che ci fa essere, ma lo siamo già. Ho bisogno di avere di più, così posso essere di più, ma non potete essere di più. Perché sotto la forma fisica e psicologica voi siete una cosa sola con la vita stessa, una cosa sola con l'essere. Come facciamo a essere di più di quello che siamo il tutto? Capite? Questo è l'inganno. Siamo già tutto, siamo divini, siamo l'uno. Perché andiamo in cerca di più? Questo è l'inganno, è il peccato. Sbagliamo bersaglio, questo è il peccato. Nella forma siete e sarete sempre inferiori a qualcuno, superiore a qualcun altro, nella forma, nella manifestazione. Se ci fermiamo al corpo, all'intelligenza, certo uno è più intelligente dell'altro, uno ha un corpo migliore dell'altro. Vedete quanta sofferenza perché non accettiamo il corpo, ad esempio, perché non accettiamo la nostra psiche. Certo, la sofferenza nasce lì. Il dolore nasce lì, la sofferenza è perché non accettiamo, no? Nella forma siete e sarete sempre inferiori a qualcuno, superiore a qualcun altro. Nell'essenza, invece, navigando in acque profonde, non siete né inferiori né superiori a nessuno. La vera stima di se stessi e la vera umiltà nascono da questa comprensione. Agli occhi dell'ego, la stima di sé e l'umiltà sono contraddittorie. In verità, sono una cosa sola e uguale. Quindi quale io può essere disgiunto dalla vita, disgiunto dall'essere? È assolutamente impossibile. Capite l'inganno di quando ci hanno detto, ad esempio, che il peccato ci separa da Dio? Noi non possiamo essere separati da Dio. Possiamo soltanto perdere la consapevolezza, ma non ci possiamo, non può. Essendo l'essere, essendo la vita, non possiamo staccarci dalla vita. Questo è possibile se viviamo cioè ignoriamo la nostra natura. Il peccato è un peccato di ignoranza, ma non possiamo separarci. Così non esiste una cosa come la mia vita e non ho una vita. Io sono la vita. Io e la vita siamo un'unica cosa. Non può essere altrimenti. Così come posso perdere la mia vita? In primo luogo, come posso perdere qualcosa che non ho? Come posso perdere qualcosa che io sono? È impossibile. La verità, l'io sono di Gesù, non può essere separata da chi siete. La verità non può essere separata da chi siete. Sì, voi siete verità. L'essenza di chi siete veramente è verità. Gesù ha cercato di comunicarcelo. Io sono la via, la verità, la vita. Queste parole pronunciate da Gesù sono le più potenti fra quelle che ci indicano la verità, se sono comprese correttamente. Gesù parla dell'importanza dell'io sono, dell'essenza, dell'identità, di ogni donna, di ogni uomo. In realtà di ogni forma di vita. Egli parla della vita che siete. Alcuni mistici cristiani lo hanno chiamato il Cristo interiore. Il buddismo lo ha chiamato la vostra natura buddhica. E per gli induisti è l'Atman, il Dio infuso. Quando siete in contatto con quella dimensione dentro di voi, e questo non è un risultato miracoloso, ma il vostro stato naturale, tutte le vostre azioni, le vostre relazioni, riflette
terranno quella unità con la vita stessa che sentite profondamente dentro di voi. Questo è solo amore. Io credo che il miracolo sia questo. Possiamo fare miracoli? Sì. Nella misura in cui navighiamo in acque profonde, perché siamo una cosa sola con l'essere, il divino. Io credo che Gesù potesse compiere miracoli, perché era una cosa sola col Padre. Era una sorta di canale svuotato dall'ego, dal mio, dall'io, dall'attaccamento. Un tutt'uno con l'amore. Sentite che bello questo. L'alberello non vuole nulla perché è una cosa sola con la totalità e la totalità agisce attraverso di esso. Osservate i giri del campo come crescono, disse Gesù. Non faticano, non tessono. Eppure vi dico che neanche Salomone, in tutta la sua magnificenza, vestiva come uno di essi. Possiamo dire che la totalità, la vita, vuole che l'alberello diventi un albero, ma l'alberello non si vede separato dalla vita e così non vuole nulla per sé. È una cosa sola con quello che vuole la vita. Guarda che è bellissimo questo. Capite cosa vuol dire fare la volontà di Dio? È questo. Questo è fare la volontà di Dio. Non volere nulla per sé. Ecco perché l'alberello non è preoccupato o stressato. E se deve morire, magari prematuramente, muore con facilità. Si arrende alla morte come alla vita. Sente, non importa quanto oscuramente, il suo radicamento nell'essere, l'unica vita eterna e senza forma. Qui c'è tutto Meister Eckhart. In questo nulla, staccato dall'ego, dal mio e dall'io, dice la divinità è obbligata a manifestarsi. Dove non c'è l'io, c'è Dio, diceva Caterina da Genova. È tutto lì. Di cosa possiamo preoccuparci? Di cosa possiamo preoccuparci? Questo è l'abbandono alla provvidenza. C'è un altro testo che mi sta accompagnando da tempo, non fa parte della nostra tradizione, ma io vi invito a leggerlo, è molto leggibile. Si tratta dell'Astavakra Gita, Astavakra Gita, lo trovate anche come Astavakra Samhita, che è il canto di Astavakra. È un testo indù, antichissimo, sesto, quinto, sesto secolo avanti Cristo. È un testo fondamentale di quella corrente che va sotto il nome di Advaita Vedanta, della non dualità. È un testo potentissimo, potentissimo. Sono 20 capitoli molto brevi, sono degli aforismi, che dicono tutto quello che abbiamo detto in questi giorni ed è impressionante, scritto in sanscrito, è stato molto amato da Ramakrishna, anche da Ramana Maharshi, questi grandi saggi. È un dialogo tra Ashtavakra, il saggio, il maestro, e il giovane Raja Janaka, che gli chiede
come potersi risvegliare, come poter arrivare alla beatitudine. E allora in 20 capitoli c'è questo dialogo. Ogni capitolo è uno l'altro che parla. Nei minuti che rimangono io vi faccio scorrere alcuni passaggi così, tanto per farvi assaporare cosa 1600 anni fa i saggi sono riusciti a concepire. Parlavano di coscienza. Jana disse: come si può acquisire la conoscenza? Come conquistare la liberazione? Come raggiungere il distacco? Dimmi questo, Signore. Astalakra disse: se stai cercando la liberazione, figlio mio, rifiuta gli oggetti dei sensi come veleno e coltiva la tolleranza, la sincerità, la compassione, la contentezza, la verità come antidoto. Tu non consisti in nessuno degli elementi, tu non sei terra, acqua, fuoco, aria e nemmeno l'etere. Per conquistare la liberazione conosci te stesso. Capite? I greci diranno gnotis auton, conosci te stesso, il tuo vero sé, il sé autentico, la matrice, il campo di cui sei manifestazione. Conosci te stesso come sostanziale consapevolezza, il testimone di questi elementi. Il testimone di questi elementi. Solo se resterai stabilmente nella consapevolezza, vedendoti distinto dal corpo, fin da subito diventerai felice, pacificato e libero da tutti i legami. Hai un corpo, non sei il corpo, sei infinitamente altro. Non appartieni ai bramini o a qualsiasi altra casta, tu non sei in alcuno stadio di vita, non sei nulla di ciò che i tuoi occhi possono vedere, sei privo di attaccamento, di forma, il testimone di tutto, perciò sii beato. Tu non sei chi agisce o chi raccoglie le conseguenze dell'azione, perciò tu sei libero. Capite? Conoscerai la verità e la verità ti farà libero. Conosci la verità di quello che sei, di ciò che sei, e sarai libero. Tu sei l'unico testimone di tutto e sei sempre completamente libero. La causa della sofferenza è nel ritenere il testimone qualcosa di diverso da questo. Da che sei stato morso dal nero serpente, l'opinione di te stesso che io sono colui che agisce, capite? Il veleno è questo. Pensare che io sono colui che agisce, bevi l'antidoto della fede ammettendo il fatto che io non sono colui che agisce. E sii felice. Brucia la foresta dell'illusione con il fuoco della comprensione che io sono pura consapevolezza e sii felice, libero dall'angoscia, perché tutto ciò che si vede non è diverso da un serpente immaginato dove c'è solo una corda. Un esempio famosissimo di questo. Quella gioia suprema, gioia e consapevolezza è ciò che sei. Perciò si felice. Se qualcuno crede di essere libero, è libero. Se crede di essere legato, è legato. Perciò è vero il detto, si diventa ciò che si pensa. La tua vera natura è quell'uno perfetto, libero, consapevolezza senza azione, il testimone di ogni cosa, senza alcun attaccamento, senza desideri, in pace. Medita su te stesso, come consapevolezza immobile, libero da ogni dualismo, abbandonando l'idea erronea di essere solo una coscienza limitata o qualunque cosa
interna o esterna. Sei stato a lungo ingabbiato nella trappola dell'identificazione con il corpo. Capite? La gabbia, l'ignoranza è questa, identificarci con il corpo, l'ego, l'io, il mio. Taglia la lama della conoscenza realizzando che io sono consapevolezza e sii felice, figlio mio. Tu sei già realmente libero e senza azione, autoilluminato e senza macchia. La causa del tuo sentirti legato e ancora continui nel voler fermare la mente. Tutto questo è causato e prolungato da te, ma tu sei fatto di pura consapevolezza. Dunque non essere meschino, tu sei incondizionato, immutabile, senza forma, il nostro vero sé, senza forma, senza movimento, insondabile consapevolezza, imperturbabile, dunque ritieniti null'altro che consapevolezza. Riconosci che l'apparenza è irreale, mentre l'immanifestato è imperituro, l'apparenza è irreale. Tutto è transeunte, tutto è impermanente, tutto svanisce. Con questa sola iniziazione alla verità eviterai di cadere di nuovo nell'illusione. Così come uno specchio esiste dentro e separatamente dall'immagine che riflette, così il Supremo esiste dentro e separatamente da questo corpo. Così come lo stesso pervadente spazio esiste all'interno e all'esterno di un vaso, così l'esterno immutabile essere esiste nella totalità delle cose. Chiudo con il capitolo 15, poi sono 20 capitoli. La tua natura è la consapevolezza da cui sgorga il mondo intero come le onde dal mare. Questo è quello che sei, senza alcun dubbio. Perciò sii libero dal turbamento. Abbi fede, figlio mio, abbi fede. Non essere deluso, sei tu stesso il Dio, la cui natura è la conoscenza. Tu sei oltre la causalità naturale, il corpo investito dei sensi. Ora sta fermo, ora viene, ora va. Tu non vai e non vieni. Dunque perché preoccuparsi? Lascia che il corpo duri fino alla fine del tempo o lascia che giunga alla sua fine proprio adesso. Che cosa hai guadagnato o perso, tu che sei pura consapevolezza? Lascia che l'onda del mare cresca e cali secondo la sua natura, dentro di te che sei il grande oceano, capito? Bellissimo. Non preoccuparti delle tue manifestazioni, di quello che provi, non provi, di quello che... Questo fa parte dello psichismo che passa. Tu sei il grande oceano. Per te non c'è guadagno o perdita, figlio mio. Tu sei fatto di pura consapevolezza e il mondo non è separato da te. Dunque cosa c'è da accettare o da rifiutare? Come? Perché? Come possono esserci nascita, karma o responsabilità in quella immutabile, pacifica, immacolata, infinita consapevolezza, quale tu sei? Qualsiasi cosa tu vedi, sei solo tu manifestato in essa. Come potrebbero bracciali, gioielli, cavigliere essere differenti da loro di cui sono fatti? Provate a pensare a un anello d'oro, sono inseparabili, l'anello e l'oro. Lasciando da parte distinzioni quali quello è ciò che sono e io non sono quello, riconosci che tutto è il me stesso. Sii senza distinzione, felice, e attraverso la tua ignoranza che tutte queste distinzioni esistano. In realtà tu solo esisti. Non vi è nessuno separato da te, dentro o fuori il samsara. Sapendo che tutto questo è illusorio, si diviene liberi dal desiderio,
pura recettività, in pace, come se nulla fosse mai esistito. Una sola cosa è sempre esistita, esiste ed esisterà nell'oceano dell'essere. Tu non sei soggetto a schiavitù o a liberazioni. Vivi felice e realizzato, essendo pura consapevolezza, non disturbare la mente con pensieri favorevoli o contrari. Sii in pace e resta felicemente in te stesso, l'essenza della gioia. Smetti completamente la meditazione e non attaccarti a niente con la mente. Tu sei per natura libera, dunque cosa realizzerai forzando la mente? Bene, questo è un testo antichissimo. Vedete, la mistica ci riporta a queste profondità, ci risveglia, ci fa diventare, prendere consapevolezza di essere uno con l'uno. Coele ti diceva tutto il resto è vanità, tutto il resto è vapore, fumo. Perché attaccarsi a sta roba? Perché attaccarsi? Importante, ma perché attaccarsi? Navighiamo in acque profonde. Bene, anch'io vi ringrazio. Grazie veramente ancora.